numeri è sicuramente molto preciso sull'aspetto tecnico, però vorrei dare anche un taglio un pochino più politico anche questa serata. Indubbiamente, ripetevo quando parlava l'assessore Cagnacci, pensavo al primo bilancio preventivo, questo è il quarto bilancio preventivo che ci viene qua in questa sala. Ricordo che era ottobre del 2014 e sicuramente era una serata molto più complessa, anche perché si arrivava, e questo era, si sapeva che chiunque sarebbe entrato avrebbe avuto le grossissime difficoltà da portare il bilancio del 2014, proprio perché mancavano, come tutti noi sappiamo, i famosi 8 milioni della RAI, anche perché erano stati anticipati per il 2013 per rispettare il patto. Dunque siamo entrati ad amministrare all'interno di questo comune con sicuramente una grossa sfida. Ecco, devo dire che dopo il 2014 e soprattutto poi dopo il 2015 sono stati due anni molto dove abbiamo messo anche a rischio la nostra amministrazione proprio per rispettare, perché manca con questo più importante degli 8 milioni. E soprattutto poi nel 2015, se non arrivavamo ad alienare l'immobile dell'ex tribunale, sarebbe stato impossibile questo ente rispettarlo. Dunque, sempre in quegli anni ci sono stati anche degli avvenimenti importanti, anche tragici, nel senso se ci ricordiamo il crollo del mercato di Codirodi, i problemi nelle scuole, no? Come il distaccamento degli intonaci, i problemi della stazione che subito ci hanno messo nel 2015, vuol dire mettere importanti somme e investire importanti somme nelle scuole, circa 6 milioni di euro. Sono stati veramente momenti difficili che poi ci sono andati anche così a diventare ancora più difficili con, ci ricordiamo bene, ottobre del 2015, tutta l'indagine della partita con la Guardia di Finanza, che proprio ci ha portato, vuol dire, ad avere nel nostro organico una riduzione fortissima di dipendenti. Dunque sono stati anni che ci siamo trovati, soprattutto nel 2014 e 2016, a lavorare in fortissima difficoltà. Io stasera non voglio assolutamente elencare quello che è stato fatto, anche perché è un bilancio preventivo. E chiedo solo una cosa, se vogliamo, volete che sospenda l'intervento, volete voi, questo no? Allora, sono stati anni difficilissimi, ma soprattutto, dicevo, malgrado questa situazione, vorrei fare un grossissimo ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, perché malgrado tutte queste situazioni di quegli anni siamo riusciti a fare tante cose, malgrado anche un bilancio una grossa difficoltà. Ma oggi credo che si prospetti soprattutto quello che sarà il nostro ente di qua al prossimo anno, anche perché è l'ultimo anno che abbiamo e che dobbiamo sicuramente portare a compimento opere importanti per la città. E quando elenco queste opere, sono opere che vorrei sottolineare che sono coperte a livello finanziario e soprattutto sono impegni che ci vogliamo prendere, perché crediamo che sia importante portarli a compimento, come Dio abbia pazienza. Io parlare con questo non lo trovo neanche anche perché parliamo secondo me di alcuni aspetti che sono importanti per la città. Dunque noi abbiamo trovato delle risorse grazie a degli spazi che siamo riusciti a trovare tramite mutui, tramite a forme anche di credito, che sicuramente ci vedranno subito coinvolti con lo spostamento della nave, che a questo turno si sposterà a Panzioli. Questo secondo me è un passaggio importante come amministrazione, ma è stata una scelta politica che abbiamo voluto per varie ragioni. Vedo poi soprattutto anche il discorso del mercato donario, che ci sono le coperture finanziarie, e anche su questo ci siamo dati l'obiettivo già da questo turno di partire con i lavori, che reputiamo che ci sia sicuramente circa 1.800.000 euro, che crediamo che quello stabile sia importante sotto il livello anche della sicurezza, ma soprattutto renderlo un attimino più sicuramente più bello,
e non dimentichiamoci che il mercato lunario, con tutto quello che è il suo contorno, il martedì e il sabato e anche gli altri giorni, sono da una grandissima conoscenza a tutta la città e soprattutto da anche una possibilità di vivere la città grazie a tantissimi francesi, turisti che vengono anche per la nostra enogastronomia e per tutto quello che possono portare all'interno del territorio. Siamo vicini finalmente a quello che ci eravamo preso in impegno, che tutti noi abbiamo a cuore, che è il palazzetto dello sport. E arriverà brevissimo, voglio dire, una relazione dove sono stati due progetti di stati comune. Il palazzetto sono due progetti legati a Pedipò, che nasceranno, e presto andremo in giunta, poi si terrà una discussione nelle varie commissioni per poi portare in consiglio comunale, e su questo posso dire che siamo veramente a un passo da questo importante obiettivo, e su questo credo che sia una cosa importantissima, ma soprattutto non solo per le nostre associazioni sportive, ma anche per attirare tutto quello che è un turismo sportivo, che sappiamo bene quanto possa attirare e come può, abbiamo visto anche in questo weekend nella manifestazione delle mountain bike, c'erano più di 400 iscritti, è stato un grande successo. Ecco, sono in piccole cose, in grandi cose che si stanno facendo nella nostra città in questo anno, e un palazzetto può essere sicuramente un valore aggiunto per fare ulteriori cose. Penso al discorso di Porto Sole, sono 3 anni che ci lavoriamo, un discorso che molti di voi mi avevano anche ricordato, davanti dell'opposizione. Anche su questo siamo a un passo alla conclusione dell'iter, ed è un progetto che assolutamente voglio portare a compimento e voglio sicuramente aprire una discussione in consiglio comunale per chiudere questa importante opera, perché è una parte, voglio dire, legata alla nostra città che sicuramente non può più essere, non può più continuare a essere come viene vista oggi, veramente con una colata da un tratto di cemento. Su questo si aggiunge anche il discorso del pubblico, non rientra forse nello scritto finanziario come Porto Sole, ma è giusto, secondo me, ripeto, in un consiglio poi questa sera. Sono obiettivi che sicuramente la nostra città deve avere e dobbiamo tutti noi impegnarci per portarli a termine al fine di questa amministrazione. Ci sono anche progetti che siamo riusciti a trovare quest'anno, vuol dire le coperture finanziarie, si riferisce a Piazza Borriadorno. Questo è un altro progetto che ci siamo impegnati e abbiamo questo anno di tempo per, vuol dire, portare a compimento, non tanto come opera, ma riguardo con tutti gli aspetti burocratici, e se saremo fortunati e bravi lo forse riusciremo a vedere anche partire entro giugno del 2019. Dunque sono tutti obiettivi sicuramente che possono un po' suonare come campagna elettorale, no, come libro dei sogni, non credo, perché io tutte le cose che ho elencato sono opere che abbiamo trovato i finanziamenti per portare a compimento, ma soprattutto sono opere che non toglieranno nulla da quello che è la nostra spesa corrente. Tutto quello che è stato previsto nell'ordinarietà delle cose continuerà a esserci. E siamo riusciti, tramite le ricostruenti o chiusura di mutui, apertura di altri nuovi mutui, comunque a poterli portare a compimento. Questo ci tengo a dirlo perché sono cose che sicuramente sembrano così improvvisate, ma in realtà sono anni che questa amministrazione ci sta lavorando. Credo che anche in un consiglio come questa sera non possiamo non parlare di partecipate, perché le partecipate è quest'ultimo anno e mezzo sono state, che insieme all'assessore Cagnazzi stanno seguendo, sono state sicuramente hanno creato sicuramente a noi una mole di lavoro enorme e anche ai nostri uffici. Oggi abbiamo, soprattutto sull'aspetto di Riveracqua, nei prossimi mesi ci saranno dei passaggi molto importanti. Stiamo aspettando che il CDA porti all'assemblea dei sindaci quello che sarà un concordato preventivo o una ristrutturazione del debito, e su questo ci vedrà ancora, vuol dire, coinvolti, soprattutto su quello che è il discorso della Maglia, perché sapete bene che a Maglia si era già votato anche questo consiglio, dove si era detto che noi assolutamente eravamo d'accordo per andare a Maglia,
maggioranza di questo Consiglio era d'accordo per entrare a maglia in termini di conferimento in Rivieracque. Su questo abbiamo rallentato al momento, non tanto perché non siamo convinti della scelta, ma perché stiamo aspettando l'omologazione di quello che potrà essere il concordato preventivo, e una volta che abbiamo tutte le incertezze della solidità della società, della continuità della società, provvederemo in quello che sarà anche il nostro conferimento. C'è una situazione molto allarmante all'interno di RT, abbiamo fatto anche una riunione in capigruppo, ci vede al di là non tanto sull'aspetto dei conti che voglio parlare, ma su quello che su alcune questioni che ci vengono chieste tramite una variante urbanistica in un terreno di RT che andrebbe sicuramente a valorizzare molto più il costo del terreno, ma questa operazione andrebbe a dare sicuramente un grosso aiuto a livello economico alla società, dove sicuramente ci troveremo di nuovo ad approfondire questo tema. Nelle prossime settimane è previsto anche un'assemblea riguardo Area 24, che anche questo è un tema molto delicato, che questa sera non vorrei approfondire perché aspetto di vedere gli ultimi bilanci, ma sicuramente le notizie non sono positive. Dunque, solo su questi tre temi posso assicurare che nell'ultimo anno, come Comune di Sanremo, oltre al grande impegno, ma abbiamo cercato anche di avere un ruolo di capofila, siamo un comune capofila, ma abbiamo veramente cercato anche insieme agli altri comuni di accompagnarli e nei vari processi che ci aspettano. Riguardo altre partecipate, come Amaia Energia, ovviamente è una società che sta crescendo, abbiamo già parlato diverse volte in consiglio, fortunatamente a livello economico non ci sono problemi. C'è un aspetto che non è legato a una partecipata, ma è quello del gestore, che sicuramente dobbiamo valutare e controllare molto bene il cronoprogramma del gestore, proprio perché ci sono dei tempi di esaurimento dell'8-6 che sono preoccupanti, dobbiamo assolutamente vigilare su tutti questi aspetti. L'orchestra sinfonica è gran parte del consiglio, se non è invitato, se non mi ricordo esattamente, abbiamo fatto un'operazione, secondo me, importante. Abbiamo grazie, ricordiamolo, anche dei sacrifici del personale, dei lavoratori, del personale dell'orchestra sinfonica, però abbiamo messo in sicurezza la fondazione. A breve ci sarà, se non stasera, vediamo se ci saranno i tempi, ma sentiremo anche la commissione, la sua relazione, quello che gira. Ma su questo, con questa operazione, abbiamo messo in sicurezza la fondazione. Il casinò sarà oggetto di discussione nel prossimo consiglio comunale, e indubbiamente stiamo valutando con molta attenzione anche questi ultimi tre mesi, che indubbiamente c'è stato un abbassamento delle entrate, e su questo comunque direi che avremo tra breve, 15 giorni, un consiglio tematico su questo tema, avremo modo di approfondirlo e parlarne meglio. Prima l'assessore ricordava i fondi europei, anche su questo dei fondi europei sono due anni di lavoro, ma sono soddisfatto nel ricordare a tutti voi che abbiamo 4.634.000 euro di fondi europei che entreranno nel 2018-2019 come in Sanremo, e sono fondi, vorrei anche ricordarlo, dove il 70% sono fondi di contributo, ma il 30% sono già stati praticamente cofinanziati dal comune di Sanremo. Cioè il 30% di 4.634.000 euro sono già stati dati per coprire questi finanziamenti che entreranno a partire dal 2018 per la digitalizzazione, 800.000 euro, e 3.834.000 euro per l'efficientamento energetico, che è destinato alle scuole, agli impianti sportivi e per l'adeguamento dell'illuminazione a LED in varie zone della città, comprese le periferie. Queste sono sicuramente risorse importanti, ci eravamo presi gli impegni dei consigli scorsi di portare a termine la sperimentazione dei finanziamenti, e l'ente avrà la possibilità di usufruire 4 milioni e mezzo di euro.
Anche nel 2019 saranno previsti altri 4 milioni di finanziamenti europei destinati alla mobilità, e su questo c'è un progetto molto interessante riguardo via Roma l'allargamento dei marciapiedi. Dunque, ci sono tanti temi che si possono parlare durante un bilancio, si può andare a approfondire tante cose, e questo che serve alla Giunta sicuramente per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi approfondimento che qua presente. E io ho voluto fare più che altro un intervento su linee generali, però quello che credo che questa amministrazione, chiunque copra questo ruolo, ha un dovere che è quello di, in questo ultimo anno, di lasciare dei conti a posto, di lasciare dei conti a posto per la città, perché chiunque si siederà qua la prossima volta deve avere la possibilità di poter investire, di poter iniziare da subito a investire per la propria città, perché credo che abbiamo tutti a noi a cuore Sanremo, e su questo dobbiamo fare i massimi sforzi per lasciare le cose a posto, perché abbiamo tutti noi un dovere morale, al di là poi dell'aspetto politico delle cose, di far crescere il nostro territorio. Sono state fatte, dette tante cose, e tutte queste cose vengono fatte grazie a una squadra che ringrazio qua, che stasera è il Consiglio Comunale, la Giunta, che ringrazio tutti, non ho nominato nessuno nei vari progetti, ma è un grande lavoro da parte di tutti noi, e questo vi ringrazio veramente di cuore. Ma un ringraziamento, se dire, vorrei fare agli uffici, perché gli uffici che stasera sono anche loro presenti, anche il presente e non presenti, perché veramente ci siamo trovati in questi anni a lavorare in una situazione difficilissima, perché a volte si dimentica, ma ha cubato molto quella su vari aspetti mediatici, ma anche operativi, quell'operazione dell'ottobre del 2015, e in questi che ancora oggi non siamo ancora, voglio dire, in equilibrio, per quanto riguarda la forza lavoro. Lo saremo nei prossimi 6 mesi, nel prossimo anno arriveranno nuove mobilità, nuove assunzioni, e sicuramente anche a fine questa amministrazione l'ente entrerà di nuovo nella sua forza, nella sua autonomia. E chiuderei anche ringraziando ovviamente i Visori dei Conti che sono qua, e la commissione che ha lavorato, il commissario che ha lavorato su questa pratica, e qualsiasi cosa siamo qua per il dibattito di questa sera. Grazie. Grazie signor Sindaco. Prego collega Lombardi.